Intanto la ringrazio per essere venuto al nostro tavolo tecnico e se le ha piacere le porgo alcune domande. Con molto piacere, grazie a voi. Allora, in una precedente intervista ha dichiarato che la sostenibilità è imprescindibile e che ritiene debba essere sia ambientale che economica. Partendo da questa affermazione, le chiedo quale politica ritiene debba perseguire Confindustria Giovani nel campo dell'innovazione dei settori che riguardano energia, ambiente e sostenibilità. Sì, guardi, io credo che oggi immaginare l'industria del domani, diciamo prendere atto che la pandemia ha soltanto amplificato dei fenomeni di trasformazione energetica, tecnologica che erano comunque in atto, impone anche ai giovani imprenditori, in generale a tutto il tessuto economico, di crescere su delle linee guida che assicurino uno sviluppo a lungo termine per il nostro settore, per tutti i nostri settori, e che è determinante per la nostra economia per sostenere un debito pubblico ormai altrimenti insostenibile, e poi che deve essere fatto su, tenendo diciamo, in grande considerazione il tema delle risorse ambientali. Fare sostenibilità solo ambientale rischia però di causare danni economici e sociali non indifferenti, e quindi noi, in particolare la mia presidenza che ha creato una delega ad hoc per la prima volta alla sostenibilità, la inquadra in un ambito molto più ampio che chiede normative che accompagnano e che governano questa trasformazione energetica e tecnologica. La ringrazio, proseguo con un'altra domanda. Cosa si sente di dover chiedere all'Unione Europea in tema di sostenibilità? È di questa mattina, di ieri notte, l'accordo sul Recovery Fund, quindi io partirei da questa opportunità per riflettere sulle nuove sfide che l'Europa deve porsi e che questa presidenza dell'Unione Europea in particolare ha già lanciato. In Italia dobbiamo utilizzare queste risorse, come dicevo, proprio per immaginare incentivi a chi innova. Industria 4.0, si parla di un'industria 4.0 plus, e soprattutto estendere quella tipologia di incentivi di iperammortamento e superammortamento anche a chi investe sulla diciamo, la trasformazione in senso diciamo, di sostenibile delle proprie aziende. Ok, grazie, le faccio l'ultima domanda, è molto semplice, il messaggio che si sente di lanciare ai giovani innovatori dell'ANGI. Io ai giovani innovatori di ANGI intanto faccio un grande in bocca al lupo per il lavoro che hanno svolto, io li seguo da tempo e continuerò a seguirvi, considerate i giovani imprenditori casa vostra.